Fortunato Mauro Senior, difensore dello Scandale, al termine della gara persa con la Silana. Fortunato, anche oggi è andata male, quarta sconfitta consecutiva. Oggi è andata male, sì, però oggi è stata diversa la partita. Cioè, le altre partite abbiamo giocato male, lo ammettiamo, invece oggi non abbiamo giocato male, abbiamo giocato contro una grossa squadra, ma veramente una grossa squadra. E quindi per noi il campionato inizia domenica prossima, perché ci siamo ricompattati, abbiamo recuperato qualche infortunato, è rientrato l'attaccante Lucante, abbiamo preso il portiere e quindi il nostro campionato inizia da domenica, per forza deve iniziare da domenica. Domenica di nuovo in casa col Papanice, sì. Quindi partita cruciale. Centro diretto, sì, dobbiamo cercare di vincere la partita a tutti i costi. Noi ci proviamo come ci abbiamo provato oggi, noi ci proviamo sempre, ci alleniamo, siamo sempre qua a buttare l'anima, quindi piano piano ci riusciremo. Infatti, lo si diceva anche prima della partita, venerdì vi siete allenati fino a mezzanotte, insomma. Mezzanotte e un quarto. Mezzanotte e un quarto, oggi era importante, come dicevi tu, non avete giocato male, anzi. Abbiamo giocato da squadra, che è importantissimo questo, quindi noi ci siamo ricombattati, siamo un gruppo, siamo ritornati un gruppo e ci toglieremo le soddisfazioni, di questo sono strasicuro. Tu fungi anche da preparatore atletico, quindi sì. Conosci i tuoi ragazzi. Oggi si è fatto male verso la fine Lucanto. Niente di grave. No, una ginocchiata, quindi ghiaccio e la pomata. Domenica devi giocare per forza. Quindi. A questo punto, vista la situazione, molto probabilmente sarete a questo punto stati risucchiati in zona playoff, play-out, o siete lì al limite. Ma questo poi conta poco, perché siamo ancora a poche partite, insomma, tredicesima mi sembra che era oggi di campionato, ma l'obiettivo a questo punto è esclusivamente la salvezza. Allora, noi non guardiamo la classifica, quindi che siamo nei playout e la domenica scorsa non ce l'avamo, non ci interessa assolutamente niente, non la guardiamo proprio, però noi pensiamo che non siamo una squadra da playout, siamo una squadra da salvezza tranquilla e sono sicuro che lo dimostreremo. Uno su tutti oggi? Dei vostri? Il gruppo, però io penso che... Vabbè, Cusato ha giocato bene, Cusato, Raffaele. E della Silana? Ti ha impressionato qualcuno in particolare? Quello che è entrato, quello che ha fatto il gol. Il secondo gol, Casciaro mi sembra. Sì, si muove, mi è piaciuto. Grazie. Grazie a te.